Ma buongiorno, buon giovedì Italia, 5 novembre 2020, grazie ad Alberto Bisi. Ne parlavamo poco fa, caro Pierluigi. Buongiorno innanzitutto da Milano, ti arrivi umido, perché c'è un'umidità oggi che ti arriva nelle ossa, il sì. Miglior buongiorno possibile. Bene, anche a te caro Fulvio, ne parlavate con Bisi di cosa? Della sua bellezza. Della bellezza di Bisi? Sì, è qualcosa che conquista, anche Leo Di Mauro che segue le avventure del Crazy Club, quindi è un modo anche di salutare la squadra che ci porta all'alba, no? Ogni tanto mi diverto ad ascoltarli arrivando qui, sono dei matti. Eh beh sì, però, matti, insomma, però lo fanno da anni, sono must, si divertono molto, sono una banda, sono un club e quindi buona giornata, lo siamo anche noi gli ascoltatori del mattino di Non Stop News con i telefoni aperti allo 02 25 15 15, avete ovviamente veramente una miriade di argomenti da poter affrontare e condividere con noi, dalle elezioni americane, da quello che ne è stato, perché Biden è avanti, ha parlato alla nazione, Trump non ci sta, l'abbiamo raccontato anche ieri mattina, al nuovo DPCM presentato ieri dal Premier Conte, dove, come si poteva prevedere, caro Fulvio, sia la Sicilia e il suo governatore, sia la Lombardia e il suo governatore, insomma, si sono opposti. Si sono ribellati, anche se ovviamente nulla cambierà in termini di misure. La sorpresa della Campania, che va nella fascia gialla, quella più bassa di questa, diciamo così, Italia a semaforo. Insomma, cari amici, da domani sapete quello che accadrà. Molti di noi saranno in un sostanziale lockdown alla francese. 02 25 15 15. Buona giornata da Giuliani e di Acco e andiamo subito a Milano, dove c'è Luigi, già collegato con noi. Allora Luigi, come ci ascolti? Benvenuto innanzitutto. Buongiorno a tutti, buongiorno Fulvio, buongiorno Pierluigi, RTL anche mia. E vi ascolto per radio. Molto bene. Come stai, Luigi? Bene, bene, sto andando a lavoro e volevo solo dare due pensieri al volo veloce su delle possibili soluzioni a questo problema sanitario che ci affligge. Sì, prego. La prima, l'esercito, voglio capire perché in questo caso non scende in campo, anche per fare i tamponi, anziché farli dalle 8 alle 5, farli magari 24 su 24 in ospedali da campo fatti dall'esercito, visto che abbiamo medici dell'esercito, infermieri dell'esercito pagati, che prendono stipendio e che possono essere utili. Non siamo in guerra, ma i bollettini sono da guerra, quindi mi sembra giusto che entri in campo l'esercito. E la seconda? La seconda, di carattere economico, anziché pensare ai dipendenti, partite IVA, quanti soldi dare, non è più semplice per un'azienda prendere il fatturato dell'anno precedente, lo Stato gli dà i soldi del fatturato del mese dell'anno precedente, in modo tale che l'azienda continua a pagare stipendi, mutuo, fa girare l'economia. Non ce li abbiamo, senza... te lo dico subito. No. Non ce li abbiamo i soldi, no, a dare. Sarebbe bello, meraviglioso, ma... meraviglioso, però insomma non ci sono. Ma in un unico provvedimento ti darebbero soldi a tutti praticamente, senza che ci cambi la vita. Caro, e in più incentiva chi non evade, perché i furbetti che hanno sempre evaso in questo caso non sarebbero... No, abbiamo capito. Ma idea dell'ammontare dei fatturati di tutte le aziende che andrebbero, come si dice oggi, ristorate, perché se oggi non ristori non sei nessuno, per Luigi lo sai. Sì, sì, adesso c'è il ristoro bis, sì, ristoro sì. Bis, ho notato ieri sera come lo ha così chiamato il Premier Conte. Comunque grazie Luigi per aver messo sul tavolo queste due idee, i nostri ascoltatori avranno anche modo di rifletterci. Tra l'altro voglio aggiungere che nella regione Lombardia, per esempio, perfino le parrocchie, dentro le parrocchie si faranno i tamponi, si sono resi disponibili i centri parrocchiali, ieri hanno fatto un comunicato alcuni di loro in cui hanno messo, la diocesi ha messo a disposizione anche queste strutture. È evidente che l'idea dell'esercito era già stata scomodata, se non sbaglio, qualche mese fa, poi non so che fine abbia fatto. Guarda, di ospedali da campo, infatti Luigi non è mica l'unico ad aver avuto questo pensiero, si è parlato anche abbastanza di recente. Non vi so dire francamente, non voglio azzardare, se sia possibile, se non sia possibile, perché non si è ancora proceduti in questo modo. Nel lockdown di primavera, vi ricorderete, ai noi si fece come ricorso anche all'esercito, agli ospedali da campo, ma purtroppo è una situazione completamente diversa perché lì avevamo una scarsità mostruosa di posti letto. In questo caso Luigi suggerisce utilizziamo le strutture per far molti più tamponi. Vincenzo allo 02 25 15 15. Caro Vincenzo, da dove e come ci ascolti? Benvenuto. Ciao, buongiorno. Mi chiamo da Fombio, vi ascolto in auto.
con l'app, perché mi hanno rubato l'antenna e quindi la radio non la posso usare. E allora rimani là, perché tra poco torniamo da te e poi ascoltiamo le tue opinioni. Buona sveglia Italia da Pierluigi Diaco da Roma e Fulvio Giuliani da Milano. Si chiacchiera con voi al telefono allo 02 25 15 15, tutti connessi anche se ti fregano l'antenna. Avete sentito, il nostro amico Vincenzo è sceso di casa, ha trovato ancora fregano le antenne, questa è una cosa che mi ricorda, cioè, ma non ci sono più le antenne sulle macchine. Vincenzo, raccontaci, spiegaci, e grazie all'app, grazie alla tecnologia, sei con noi. Vai Vincenzo. Vincenzo? Qualche giorno che in una stazione di servizio mi hanno fregato l'antenna. Mi hanno fregato la roba da matti. Senti, quindi ci ascolti attraverso l'app, buon viaggio, stai andando dove? Sto andando a Turbigo, da Fondo. Per lavoro? Per lavoro, sì, io sono un trasfertista. Bene, in che zona siamo, Vincenzo? Perché non tutti sanno, in che zona siamo d'Italia? Fombio è un comune proprio appiccicato a Codogno. Ah, beh, quindi pensa un po'. Prima zona rossa. Certo. E Turbigo, siamo vicino a Novara, tra Milano e Novara. Okay. Senti, tra le tante cose dette all'inizio, anche relative al DPCM, c'è qualcosa che vuoi aggiungere? C'è una riflessione che vuoi condividere con noi? Sì, allora... io sono un trasfertista, come stavo dicendo, quindi fino a marzo lavoravo all'estero. Per 10 anni ho girato mezzo mondo a costruire impianti industriali. A marzo sono rientrato con la speranza di un posto fisso vicino a casa. Io abito vicino a Roma. Invece con il lockdown, quindi cassa integrazione, blocco delle assunzioni, io sono rimasto senza lavoro, licenziato da una parte e non assunto dall'altra. Dopodiché sono ripartito a fare il trasfertista però in Italia. Adesso mi trovo alloggiato a Fombio, che era il mio paese dove sono nato, a lavorare a Turbigo con la famiglia ad Anzio. Non so se potrò tornare nel fine settimana ad Anzio. No. Non credo proprio, no. Dalle nuove disposizioni non si può uscire fuori né dalla regione né dal comune. Sì, quindi perché per lavoro tu ovviamente, questa è una differenza sostanziale rispetto al lockdown durissimo che abbiamo fatto tutti a marzo ed aprile, per lavoro tu puoi andare in un comune diverso, nel tuo caso anche in una regione diversa. Però Fulvio non ha specificato ieri il Premier Conte, c'è stata anche una domanda in conclusione della conferenza stampa, sì, come si può raggiungere i congiunti e come, ci ha girato un po' intorno, ha detto che c'è l'autocertificazione, è evidente che però non c'è, diciamo, una indicazione molto ben precisa su questo. Questo anche è vero, perché lui esatto, giustissima la domanda, correttissima della collega, credo sia stata posta da una collega, dopo l'esposizione del capo del governo. Come ci capitò, ormai abbiamo imparato tante volte in passato, anche un passato recente del DPCM, poi arriveranno una serie di specifiche e di spiegazioni, no? Questo lo puoi fare, questo non lo puoi fare, che significa per esempio sport vicino casa, cioè, 2 chilometri vicino casa? Sì, ma poi chi è che va a controllare se l'attività che stai facendo è limitrofa alla tua abitazione? A parte per che poi dire. Se non sbaglio si può fare appunto da soli, sport individuale a 2 metri dall'altro. Sì. Comunque noi ti auguriamo che tu possa raggiungere almeno la tua famiglia, che insomma l'autocertificazione ti metta a disposizione questa possibilità. Ti auguriamo il meglio, resisti, perché sta resistendo tutta l'Italia. RTL 102.5 è in televisione al 36 del tuo telecomando, la tua radiovisione. 26 minuti dopo le 6 del mattino, buona giornata da Giuliani e Diaco. Allora Luigi da Milano, che è stato il nostro primo ascoltatore stamane, tra le tante idee che poneva sul tavolo c'era quella ovviamente relativa all'esercito, a come occuparlo per allestire campi e per poter fare ovviamente campi medici, sanitari e poter fare anche dei tamponi. Ci ha scritto Daniele, che è un militare, e ha scritto che voleva intervenire per spiegare come si sta impegnando insieme alle forze armate, per esempio in Puglia. Daniele, a te la parola, buona giornata innanzitutto e grazie per averci chiamato. Sì, buongiorno a voi, RTL anche mia. Vi ascolto ogni mattina in quanto vado a lavorare a Taranto, quindi a quest'ora sono sempre in viaggio, vi ascolto dall'auto. Volevo appunto rispondere al
all'ascoltatore di prima che chiedeva appunto l'impiego dell'esercito. Io posso parlare per quanto riguarda la Puglia, che naturalmente sono più informato. E già in Puglia, in due paesi, quindi a Conversano e a Taurisano, che sono due centri comunque abbastanza grandi, sono stati già impiegati l'esercito, che ha fatto dei drive-in per poter appunto fare dei tamponi e velocizzare appunto tutto quanto. Con la Marina Militare invece sta attrezzando 13 drive-in in tutta la Puglia, sparsi su tutte le province. Naturalmente quelle più colpite, tipo Foggia e Bari, saranno allestiti di più, e saranno allestiti anche due in provincia di Lecce, dove appunto mi trovo io, e appunto quindi l'esercito, le forze armate in generale, la Marina ci sta. Ma tu hai notizie di tuoi colleghi che sono impegnati in altre regioni in cose simili? Piemonte. Sì, no, guarda, non so di preciso, so comunque che è stato già contattato e allertati per quanto riguarda Calabria e altre regioni. Parlo appunto per quello che so di preciso, per la Puglia appunto. Quindi, no, abbiamo detto e risposto Piemonte perché ce l'hanno scritto, non ce lo inventiamo. Il 378-378-1025 e grazie della segnalazione. Daniele, una curiosità prima di lasciarti andare, hai parlato di Taranto, insomma, sei in Marina? Sì, sono in Marina. Una delle basi più importanti della nostra Marina Militare. Caro Daniele, il ponte girevole di Taranto, giusto? Un giorno andrò a vedere, non ci sono mai stato, il passaggio delle nostre unità dal ponte è sempre qualcosa. Dal Mar Piccolo al Mar Grande. Senti Daniele, spettacolo. Posso chiederti qual è lo stato d'animo di chi come te, facendo questo mestiere, il servitore dello Stato, possiamo così insomma dirlo in poche parole, si trova a contribuire così in maniera precisa, così come dire appassionata? Sì, noi siamo appunto, ci è stata chiesta la disponibilità, quantomeno non ci è stato imposto, perché appunto molti di noi hanno risposto, se non tutti, appunto, per dare una mano alla popolazione, agli ospedali che vediamo in questo momento sono affollati, e tutti i medici e tutti gli infermieri e chi ne fa parte stanno facendo il doppio o il triplo del lavoro che possono o che potevano fare prima di questa pandemia. Per dare una mano. Grazie Daniele, naturalmente per il tuo tramite a tutte le forze armate. Sapete, se seguite RTL 102.5, quanto si sia vicini all'esercito, all'aeronautica, alla marina, abbiamo raccontato tante tante volte per esempio dell'Amerigo Vespucci. Grazie Daniele. 02 25 15 15 si vola da Rosario, ma dove in Italia, in quale angolo e come ci ascolti Rosario? Benvenuto. Buongiorno a tutti, vi ascolto dalla Sicilia, RTL 102.5 è anche mia. Rosario non poteva che essere in Sicilia. Effetti, va bene, allora Rosario, benvenuto a Non Stop News. Qual è il pensiero che vuoi condividere con noi stamane? Ma il pensiero è questo nuovo DPCM. Io faccio l'autotrasportatore, da domani ritorneremo a diventare eroi. Una cosa che purtroppo ci considerano solo nel momento del bisogno. No, dai. Questo non è vero, dai. Perché abbiamo sottolineato più volte il vostro impegno. Questo è vero, perché dopo i medici noi siamo la categoria più a rischio. La De Micheli domani mi fa un provvedimento in cui mi dice che le giornate festive possiamo camminare perché c'è il bisogno adesso. E prima si evitava, perché in condizioni di traffico normale ovviamente la presenza dei mezzi pesanti in strada oggettivamente può creare dei disagi notevoli al traffico. Non facciamone una questione di categorie, sempre, dai, forza. 6:36 minuti per Luigi Diaco e Fulvio Giuliani, poi arriva anche Giusy Legrenzi alle 7, naturalmente con Davide Gialanto, ho detto. Sì, ho messo Giacalone e Galanto, perché pensavo al povero Galanto nel suo letto di dolore. E dove sei Massimo? Tornerà prima o poi. Sta molti casa? Aspettate. Esatto, aspettate. Molti ascoltatori stanno ponendo la questione, cioè nel senso non riescono a capire per quale motivo la Campania
sia stata messa nella zona gialla e invece altre regioni, la zona arancione e la zona rossa, soprattutto per esempio parlano della Sicilia. E ovviamente i dati a disposizione, così ha detto Conte, hanno portato il ministro della salute a fare diciamo questa scelta. Poi insomma solo due governatori si sono opposti in maniera diciamo così molto vivace, che sono Musumeci della Sicilia e Fontana della Lombardia. Andiamo ancora in giro per l'Italia, c'è Mario. Mario, buona giornata a te, benvenuto. Buongiorno, RTL anche mia, chiamo da Santa Maria di Leuca. Che posti, ragazzi, che posti! Sinceramente sì, ne sono orgoglioso, orgogliosamente sì. Bravo. Molto ci fa molto piacere. Come ci stai ascoltando, Mario? Allora, io vi ascolto, non lo so da quanto, e sono... La linea ci ha tradito. Adesso torniamo da Mario. Tra l'altro ne approfittiamo, grazie dei messaggi, li vedete in radiovisione, 378-378-1025 per scriverci via WhatsApp, via messaggio, come preferite, anche i tweet. Prima con l'amico Rosario dalla Sicilia che parlava degli autotrasportatori. Io l'ho detto e lo ripeto, evitiamo insomma di dire la mia categoria qui, l'altra, perché c'è sempre qualcuno che sta peggio di noi. Sì. Sono arrivati i messaggi, ma banalmente ho letto, saluto Lello e con lui tutta la categoria dei baristi. Oggi in molte regioni d'Italia i baristi tirano su la Claire e sanno che stasera la tirano giù per l'ultima volta, minimo per 15 giorni. Quindi prima di dire io sto male e tu stai bene, piano. Okay, per non parlare dei ristoratori che possono aprire dalle 5 del mattina del mattino sino alle 18 nelle zone gialle solo. Nelle zone gialle, sì, e poi qualcuno si sta organizzando perfino per fare diciamo così delle colazioni pranzo dalle 5 alle 8, ma insomma devo dire che la creatività non manca agli italiani. Abbiamo ripristinato il collegamento con Mario. Mario, a te, buongiorno ancora. Buongiorno ancora. Niente, io volevo semplicemente sottolineare il fatto che quest'estate, ripeto, Puglia, me lo domando se è perché regioni, è successo. Sono ancora regioni. Tra regione Calabria e Puglia. Cioè, tutto questo che adesso siamo zona arancione, no? Sì. È successo perché quest'estate abbiamo avuto tanto turismo, e questo io lo posso dire perché faccio l'autista, la nettezza urbana, e vorrei qualche volta che se ne parli anche un pochettino anche di noi, perché siamo sempre attivi, lavoriamo duro, e in bocca al lupo a tutti e soprattutto al mio settore. E comunque siamo in contatto veramente con tante malattie, diciamo. Questo è dovuto perché c'è stata tanto turismo, è passato tanto tempo. Guarda, ti ricordi quest'estate che abbiamo parlato di Sardegna per giorni e giorni? Ti ricordi, no? Sì. Per Luigi, Porto Cervo, il cluster, la Sardegna è in zona gialla. Ora, se fosse legato a quest'estate, ovviamente la Sardegna sarebbe finita in zona rossa come Piemonte, Calabria, Lombardia e Val d'Aosta. Invece no, questo a ricordarci, sono passati mesi ormai, che è un insieme di fattori e che è inutile andare a cercare la risposta, perché non c'è Tra l'altro gran parte di quelli che poi sono stati contagiati in Sardegna erano turisti che poi sono tornate nelle loro regioni di origine. Poi si sono dette anche un sacco di sciocchezze. Non c'è dubbio. Mario, senti, buon lavoro a te e a tutti gli operatori che lavorano nel tuo settore. Hai fatto bene a sottolineare l'impegno che ci mettete, e quindi buona giornata. Grazie di cuore a tutti voi e vi ascolto sempre. Grande, in bocca al lupo e tieni duro, mi raccomando, Mario. Grazie anche voi. Grazie, noi siamo qui, teniamo duro anche perché facciamo un lavoro bellissimo e ci permette di interagire con tutti voi ogni mattina. Intanto vi ricordiamo che oggi Tiziano Ferro sarà nostro ospite a partire dalle 16. Da non perdere assolutamente, oggi è giovedì serata di X Factor, il secondo live con in conduzione la nostra Daniela Collu. Come dire, le svolte della vita, la Collu sarà nostra ospite. RTL 102.5 è in televisione al 36 del tuo telecomando, la tua radiovisione. Sono 47 minuti dopo le 6 del mattino. Buona giornata ancora da Giuliani e di Acco. Telefoni aperti allo 02 25 15 15. Andiamo da Renato, che è collegato da Brescia. Renato, come ci ascolti? Buongiorno e benvenuto. Ti ascolto con la radio. Ciao,
Sì, PG, giusto. Buongiorno, buongiorno. Eccoti. Era indeciso, oddio, chi è? È dalle 4 che sono su. Dai, ci manca. Buon viaggio. Non ti sentiamo un granché bene, Renato. Rallenta, costa se puoi, altrimenti sentiamo tutti i rumori dell'autostrada. Dai, dai, sì, dai. Io volevo fare una domanda, perché io avevo visto il telegiornale e ho visto che la Campania è la seconda che aveva più infettivi. Come mai non è dentro la zona rossa? In zona gialla. Allora, ce lo stanno chiedendo, hai visto, Pierluigi, l'avevi accennato. Sì, sì, in 3.000 questa mattina via messaggio, Twitter e quant'altro. Allora, ha spiegato il presidente del Consiglio Conte in generale, non solo per la Campania, ma anche. Evidentemente non è solo quello il dato, non è solo il dato RT, non è solo l'occupazione dei posti letto, eccetera, eccetera, i flussi in ospedale, ma sono 21 i parametri. E quindi, in base a questi 21 parametri, onestamente non te li saprei citare tutti e 21 a memoria. No, perché non si sa. Naturalmente. Poi. No, no, ma poi credo che siano riscontrabili, anche perché li troviamo nel decreto in Gazzetta Ufficiale. Però io non me li ricordo, non è che gli ha comunicati parametri. No, 21 è un bel elenco, molti sono ipertecnici. In base a questi la Campania rientra nella fascia meno a rischio, come il Lazio, come che so io l'Abruzzo, l'Umbria e tante altre regioni. Detto questo, De Luca si è infuriato, al contrario di come hanno fatto Musumeci e Fontana, e ieri sera ha detto: ok, ci hanno messo in zona gialla e io chiudo lo stesso le scuole. Sì. C'è un'ipotesi da parte degli ascoltatori, non è il primo messaggio che leggo, ne è arrivato proprio uno adesso, ne ho letti tantissimi. Qualcuno sostiene perché i campani si sono fatti sentire, i lombardi no. Il riferimento ovviamente sono alle proteste ormai quotidiane attraverso la sua televisione web del governatore De Luca. Non credo che sia questa la spiegazione, no, ma insomma complottismo, però, questo che non sì, questo è complottismo, sì sì, non c'è dubbio, però insomma rileviamo questa opinione degli ascoltatori. Ripetiamo, poi uno può crederci, non crederci, ma il metodo è stato esposto, il problema è come ci siamo arrivati, il problema è che si siano usati dati vecchi di 10 giorni, perché quelli successivi al 25 ottobre, ossia all'ultimo DPCM e agli ultimi sacrifici, non siamo riusciti a utilizzarli, e questo è un bel mistero. Non si capisce perché i tecnici non siano stati in grado di fornire gli ultimissimi dati. Tra l'altro, nell'andamento quotidiano sarà possibile che le gialle diventino arancioni, le arancioni rosse, ma invece non è possibile declassare le rosse in arancioni e gialle nel giro di pochi giorni, infatti, perché devono passare 15 giorni per capire appunto qual è l'andamento nelle regioni già definite rosse. Esatto, anche se questo è comprensibile, perché un singolo giorno non è giudicato scientificamente probante, no? Non può bastare. Caro Renato, non abbiamo, come hai sentito, la risposta, abbiamo provato a darti le spiegazioni in base a ciò che ha detto il capo del governo. 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025. Molti parlano anche di sport, visto che l'abbiamo fatto, lo potremmo continuare a svolgere da soli, all'aperto. Poi c'è l'attività motoria intorno casa, una serie di spiegazioni ce le dovranno ovviamente ancora dare. Molti suggeriscono di tornare a corsa su posto e stretching. Ti ricordi il lockdown, no? C'è gente che si inventava le cose più strane. E vabbè, che vi devo dire, ragazzi, tutto fa brodo. Mentre invece saranno aperti i centri sportivi. Per centri sportivi qualcuno si domanda cosa sono i centri sportivi rispetto alle palestre. Sono aree dove lo sport è possibile praticarlo all'aperto. Qualora non ci fossero queste zone all'aperto, non possono essere definiti centri sportivi, no? Così per chiarire. Esattamente. Poi nelle zone rosse comunque questo non è consentito. Davide, come stai? Da dove ci chiami? Benvenuto, buongiorno. Buongiorno, vi chiamo da Roma, RTL anche mia. Molto bene, che bella voce, buongiorno. Allora, a te la parola. Allora, io ho preso il Covid l'11 marzo, ho passato 15 giorni in isolamento, lontano dalla mia famiglia, da mia figlia. Però non stavi male? Ero asintomatico, per fortuna. Meno male. Volevo dire solo questo, che comunque bisogna aiutare le persone che hanno subito questa malattia a livello mentale, perché comunque segna, e segna molto. Io adesso, che sono passati 6 mesi, per curiosità ieri ho fatto il sierologico, e dai risultati risulta che io non c'è nemmeno più gli anticorpi. Qua non abbiamo ancora certezze, la solita domanda: ma io che l'ho avuto, lo posso riavere? Ci sono stati dei casi. Va bene, andiamo da Massimo a Reggio Emilia, che è già collegato con noi. Massimo, buona giornata, benvenuto, come ci ascolti? Buongiorno, buongiorno Diaco, vi ascolto dalla radio. Mamma, che voce, dai. Che bella voce, molto, veramente. Molto. Ma sei un collega?
da diaframma. Grazie, no, purtroppo sì. purtroppo no. Però purtroppo potresti. Ma ormai sono... La mia età non più me lo consente. Ma dai che sei un ragazzino. Allora. Ma scusami, quanti anni hai? 57. Capirai. E cosa fai nella vita, Massimo? Sono un tecnico che lavora nell'ambito dei rifiuti. Sono un tecnico che lavora nelle bonifiche, discariche, inceneritori. In questo mondo. Ok. Molto bene. Allora, qual è il pensiero che vuoi condividere con noi stamane? Ma stamane il pensiero era legato soprattutto a un dovere che mi ero riproposto, ed è quello di salutare il dottor Giacalone. Siccome sono 25 anni che lo seguo, okay, e a memoria d'uomo non ho mai sentito un'inesattezza nelle sue esposizioni, lo volevo calorosamente salutare. Sarà all'ascolto, in genere lo è a quest'ora, quindi sarà strafelice. E ringraziare di cuore. Bene. Una bellissima telefonata. Bravo. Io ho una curiosità, però, ma quando penso a Massimo, per esempio, quando si scatenava delle balere lì della via Emilia, ma quando ti presentavi con questa voce, questo vocione, no, diaframma? Al Marabù. Quando andavi al Marabù, ma come ti cascavano davanti ai piedi queste? Raccontane. Ma veramente avrei dovuto avere un pochino di esperienza in più. Purtroppo in quei periodi ero abbastanza timido. Ti sei rifatto dopo, diciamo, sempre dai. Così uno dopo dice avessi potuto. E vabbè, Massimo, però dai, c'è tempo. Grazie Massimo. Anche Stefano con noi, vero caro Stefano, da dove? Sì, ciao, buongiorno. Stefano da Roma, RTL anche mia. Buongiorno Stefano, dai, sei il nostro ultimo ascoltatore che mandiamo in diretta, a te la parola. Sì, ciao, buongiorno. Guarda, io sono un militare, sono dell'aeronautica militare, e in base al discorso che faceva prima il cugino della Marina, posso dirvi che l'aeronautica militare è presente con il terzo stormo che fa logistica di proiezione, e stanno praticamente, già hanno operato in quello che era le sale di rianimazione di Milano, e hanno fatto tutta l'impiantistica delle sale di rianimazione di Milano, e stanno montando delle tende nella zona della Lombardia proprio per i drive-in. Poi hai fatto bene, dove le autorità politiche e militari in alto ci diranno di operare, noi opereremo, e i nostri medici sono stati mandati in supporto in vari ospedali, in vari centri di tutta Italia, per supportare ovviamente i medici civili. E grazie di cuore, grazie anche all'aeronautica, a tutte le forze armate, ci ripetiamo. Ciao Stefano, un abbraccio forte. Laura da Bergamo, sai cosa ci scrive? È vero, oggi è giovedì gnocchi. Appunto, tra poco la Legrenzi. Buongiorno, buon giovedì 5 novembre 2020. È ore di attesa, ore di vigilia. L'abbiamo ampiamente sentito sulla pelle, chiacchierando con voi attraverso i nostri telefoni aperti, come sempre, come tutto il giorno, ma in particolare tra le 6 e le 7 del mattino. Buongiorno da Pierluigi Diaco e Fulvio Giuliani. È arrivata Giusy Legrenzi, ma buondì. Eccoci, buongiorno a entrambi. Buona giornata. Ciao, buon Giusy. Giovedì, vi ho ascoltati un po' e devo dire che c'è un pochetto di malumore. Sei una donna fortunata. Sì, perché vi ho ascoltati, certo. Beh certo. Sei sì, particolarmente bella questa mattina, complimenti per la mise, cara Giusy. Allora, è stato destinatario di un complimento veramente bello e sentito il nostro Davide Giacalone da parte di Massimo di Reggio Emilia qualche minuto fa in linea diretta, e quindi gli diamo il benvenuto. Ciao Davide. Buongiorno, bentrovati e grazie a Massimo. 25 anni di ascolto di Giacalone. E non solo di RTL 102.5, ma di editoriali, libri e quant'altro. A tal proposito, nei prossimi giorni chiacchiereremo della tua ultima fatica, caro Davide, ma ci arriviamo. Fatica letteraria, intendiamo. Corriere della Sera e qualsiasi altra apertura scegliete voi, oltre tanta America, prima di USA, però ci occupiamo del DPCM e soprattutto di ciò che accadrà da domani, venerdì, ricordate l'entrata in vigore delle nuove dure misure. Zone rosse, titolo partenza fra le proteste, lo abbiamo detto mille volte, chiusura da domani. Conte, non si tratta sulla pelle dei cittadini, questa è la risposta indiretta ai malumori forti, in particolar modo della Lombardia. Fontana, uno schiaffo a tutti noi. Sullo sfondo, lo abbiamo anche spiegato chiacchierando tra le 6 e le 7 con i nostri ascoltatori, non solo i contagi, ma 21 parametri. E abbiamo anche ricordato, Davide, e qui parti tu, che per esempio però le chiusure di domani sono determinate dai dati fino al 25 ottobre, che fanno 10 giorni fa, per una serie di disguidi anche di carattere tecnico, nell'ambito dei 21 parametri. A te.
Ma allora, intanto diciamo così, avevamo visto giusto che poi alla fine il nocciolo erano i 21 parametri, perché tutti si occupavano di quello che succedeva attorno, ma il nocciolo sono i numeri. Secondo, attenzione, perché quando si continua sempre e in continuazione a mettere in dubbio la legittimità e la credibilità dei numeri, ne esce rasa al suolo la credibilità di chiunque, eh? Cioè, se tu continui a dire che i numeri non sono... Vabbè, quale fonte si dovrebbe utilizzare? Cioè, mettiamoci d'accordo. Qual è la fonte? C'è qualcuno che ha i dati minuto per minuto della pandemia? Ma a parte la questione del dati minuto per minuto, l'aggiornamento continuo dei dati, che è fondamentale, perché senza quello è come guidare una macchina e non avere il tachimetro. Diciamo, a quanto stai andando? Sai, non lo so, mi pare che cosa? Ci dovresti avere un tachimetro che dice a quanto stai andando. L'aggiornamento di quei dati dipende in gran parte dalle regioni e comunque stato d'emergenza, non vorrei ripeterlo per la miliardesima volta, da gennaio, diciamo, il governo si attrezza ad avere una fonte di dati credibile. Terzo, e dice, ma sono quelli degli ottobre, della fine di ottobre, ma sono i dati di oggi, sono quelli che daranno il risultato domani? Cioè, vorrei capire l'inversione logica. Ci sono regioni che sono nei guai e poi più che regioni sono zone d'Italia che sono nei guai. Oggi sui giornali ci sono le foto delle ambulanze che aspettano in fila, cioè una cosa che non si può vedere. Detto ciò, ci sono queste difficoltà sono date dalla situazione che c'era 15 giorni fa e la situazione di oggi, di questa mattina, che nessuno può ragionevolmente dire di conoscere nella precisione dei numeri, darà luogo al risultato fra 15 giorni. Allora, 15 giorni fa c'erano alcune aree d'Italia, alcune regioni che reclamavano le chiusure, anzi provvedevano a farle per i fatti loro, perché era una situazione pericolosissima. Adesso che è oggettivizzato e si dice bisogna intervenire, dice ma voi ce l'avete con noi. Ma che modo di ragionare è? Guardate che così è, proseguendo, ripeto, la credibilità di tutti viene rasa al suolo, compresa anche queste conferenze stampa alle 20:20, cioè sembra Carosello di una volta, dopo tutti a nanna. Allora Davide, bufera sul bonus mobilità, ma la cosa più curiosa, taglio basso, del Messaggero è che dopo i reclami arriva la truffa del bonus bici. Oltre al flop del click day, si legge nell'occhiello, c'è chi si rivende i soldi dell'aiuto statale. Come? Mettendo in vendita su eBay i bonus, i mazzetti di bonus che valgono 500 euro a 200 euro. Sì, e che valgono 500 euro se compri la bicicletta. C'è qualcuno che è riuscito a ottenere o dice di averli ottenuti e li rivende a 200. Poi bisogna andare a vedere esattamente dove sta la truffa, cioè se la truffa sta nel vendere un falso bonus o nell'incassare il bonus. Comunque, adesso su quel fronte lì lavora la Guardia di Finanza. Io però ne farei un ragionamento più complessivo, se è possibile, senza, diciamo, limiti di schieramento, perché hanno cominciato i bonus, la social card prima, l'hanno fatto tutti questo mestiere. La povertà, lascia perdere i soldi che si buttano un monopatti nella bicicletta, sono soldi buttati. La povertà degli italiani è un fenomeno abbastanza contenuto, che se ne dica. Gran parte della povertà rilevata dall'Istat sul nostro territorio nazionale è povertà di immigrati. Fatemi vedere pure la concorrenza per dare i soldi agli immigrati e dopodiché abbiamo, diciamo, completato l'opera del variopinto quadro italiano. La popolazione italiana, gli italiani in condizioni di povertà, sono un numero relativamente piccolo, ma è un numero importante, che va soccorso, che va aiutato. Queste aree di povertà di italiani si concentrano in presenza anche di tossicodipendenze, alcol dipendenze e ludopatie. Che a questa gente, per aiutarli, gli dai i soldi, mi sembra la cosa più folle che si possa immaginare. A uno che è affetto da ludopatia, cioè si gioca i soldi, tu gli dici, guarda, ti do i soldi, e così quello cosa fa? Va a soccorrere la famiglia o va a giocare direttamente? A uno che è tossicodipendente, e così via. Questo genere di quattrini, reddito di cittadinanza, sono 10 miliardi, gira rigira. Questo genere di quattrini possono diventare produzione di ricchezza, se tu, anziché consegnare soldi, consegnassi aiuti, consegnassi sostegno, consegnassi scuola che funziona, consegnassi trasporti, consegnassi da mangiare. Se tu trasformi quei quattrini
in aiuti concreti, ne fai occasione di crescita del prodotto interno lordo. O se no, invece, continuiamo a rilasciare piccole elemosine, quelle delle biciclette pare che se le rivendano a 200 euro su eBay, perché al contrario della piattaforma digitale del governo, quell'altra funziona. Allora, su tutte le prime, in realtà quasi sempre le aperture sono sugli Stati Uniti. Ne leggo un paio che ho sott'occhio. La stampa: Biden a un passo dalla Casa Bianca, la Repubblica: Biden vicini alla vittoria, Trump lo sfida. Che punto siamo negli States? Negli Stati Uniti siamo alla conteggio, come sapete, voi ci avete fatto la notte ieri per seguire in diretta, in realtà diciamo così, forse domani arriviamo ad avere un conteggio che sarà comunque contestato. Leggendo tutto questo mi venivano in mente due cose. La prima, guardate gli Stati Uniti, noi ci lamentiamo tantissimo, in Europa dovremmo essere più uniti, in Europa dovremmo sono disomogenee, la fiscalità di un punto, la fiscalità dell'altro. Oh, gli Stati Uniti sono infinitamente più disomogenei dell'Europa, sia come popolazione, sia come pressione fiscale, sia come modalità di voto. In Europa sostanzialmente giriamo attorno a 2 o 3 modelli, ma sono cugini di sangue, voglio dire, dal punto di vista elettorale. Lì c'è dove si vota per corrispondenza. Certo, lì si vota per un unico presidente, qui invece si vota per un Parlamento. Però il Parlamento europeo lo risolviamo normalmente in 12 ore il risultato. Quindi diciamo, apprezziamo anche quello che ci abbiamo in casa. E seconda cosa, vi ricordate? Non lo ricordate perché siete tutti dei ragazzini. Le elezioni del 1953, quando il governo centrista di allora, guidato da De Gasperi, varò una legge elettorale con il premio di maggioranza. La legge presto, truffa. La legge truffa, presto Davide. Rinominata la legge truffa. La truffa nella legge truffa stette probabilmente nel conteggio dei voti, perché il premio era scattato ma non si volle farlo scattare. Sapete cosa fece De Gasperi all'epoca? Non fece ricorso perché disse: così si mette a rischio l'unità del paese. Si chiamano statisti. Non male, grande riferimento che ci riporterà poi tra pochissimo con Davide Giacalone un'altra considerazione gemella sul presente. RTL 102.5 è in televisione al 36 del tuo telecomando, la tua radiovisione. Poco fa hai ricordato come ogni tanto sia utile, tra l'altro Davide, nella nostra modestia, nel chiudere ieri la lunghissima notte, poi alba e poi mattinata elettorale, abbiamo sottolineato anche questo aspetto. Ogni tanto, quando siamo bravi a fare i tafazzi, abbiamo mille difetti, però quando parliamo del nostro sistema democratico, ogni tanto ricordiamoci di Al Gore e Bush Junior, ricordiamoci di Joe Biden e Donald Trump, presidente che va in televisione ieri mattina nella notte americana e parla di truffa, imbroglio, invoca la magistratura. Insomma, da noi chissà che cosa avremmo detto. Ulteriore aspetto che ti giro per insistere su questo punto, ma non è un mal comune mezzo gaudio, è osservare la realtà e basta. Allora, ci sono due stati decisivi per la corsa di Biden, che potrebbe arrivare esattamente a 270 grandi elettori, il cosiddetto numero magico, lo chiamano così negli Stati Uniti. Arizona, sembra fatta, e Nevada, 6 grandi elettori. Attenzione, il Nevada ieri. Quindi lo stato chiave, lo stato che potrebbe decidere tutto, sapete che cosa ha annunciato? Scusate, andiamo a nanna, ci rivediamo domani. Ti immagini in Italia cosa sarebbe accaduto? Sì, per la verità in Nevada andavano al casino a giocare, sì, al casino, probabilmente avevano cose più interessanti che a dormire, voglio dire, se non però comunque hanno mollato tutti, cioè, sì. Guarda che non c'è dubbio, però guarda sottoscrivo questa tua breve analisi sulla differenza istituzionali e anche di stile, diciamo così, tra l'ambiente europeo e quello statunitense, del resto lo direi anche abbastanza normale, però sottoscrivendola guarda l'altra faccia della medaglia. Fra qualche giorno, al netto dei ricorsi che ci saranno sicuramente, tra l'altro la Corte di Giustizia, attenzione, non è la magistratura, è un po' come la Corte Costituzionale, sì. sono nominati. Sono stato impreciso, è vero. Sì, no, ma è importante nel senso che è appello a un organo costituzionale. Oltre. Esatto. Al netto di tutto questo, ci sarà il Presidente degli Stati Uniti d'America e ci sarà i senatori eletti, fra l'altro non si sa con che maggioranza, questo è fondamentale per chiunque vinca, e ci saranno i parlamentari del Congresso che saranno eletti. E quella roba lì comincerà a pedalare con le ruote quadrate, scassare, quello che ti pare a te, però comincerà a pedalare.
Da noi non è sempre necessariamente così, si può votare, non si contestano i risultati, o almeno non si contestano troppo, perché si fa anche questo anche da noi, ma poi non è detto che una settimana dopo il risultato sia così chiaro che qualcuno sia in quel, diciamo così, a capo del potere esecutivo. A parte naturalmente che negli Stati Uniti il passaggio del potere esecutivo da una mano all'altra comporta 3 mesi, cioè vuol dire se ne parla a fine gennaio, ma questo è nella tradizione, per l'appunto, perché è un potere importante. E poi ultima osservazione, ha ragione professor Cassese, lo scriveva sul Corriere della Sera, ma l'aveva già notato Schlesinger Junior quando era consigliere di Kennedy, quindi stiamo parlando di qualche tempo addietro, e una volta negli Stati Uniti era sì il capo dell'esecutivo, il presidente, ma non più tanto di questo. Nel tempo è diventata una presidenza imperiale, cioè con molti poteri, ma anche con molti contrappesi. A questo giro, per esempio, nessuno sarà proprietario del Senato, e questo peserà. Senti Davide, tornando alle cose di casa nostra, in un minuto proprio, c'è una foto notizia a pagina 19 di Repubblica della protesta degli studenti contro la didattica a distanza. Seduti sugli scalini del MIUR, seguono le lezioni sul tablet per mostrare l'assenza di comunicazione. Ci si mette anche il comitato tecnico scientifico che, commentando le lezioni online, dice: è vero, mette a rischio la salute degli studenti. Ci sarebbe un verbale in cui i clinici lanciano questo allarme. In classe, al più presto, i ragazzi avranno problemi psicofisici. Ragazzi, la protesta contro il virus lascia totalmente indifferente il virus, non intende minimamente immischiarsi nelle vostre. Se dovete protestare, protestate contro il fatto che la didattica a distanza non c'è, protestate sul fatto che la didattica digitale non è stata creata, e quello è una arretratezza che va superata. Poi dopodiché è inutile che ve la prendete con il fatto che non c'è la lezione in classe, perché se non ci sono le condizioni per poterlo fare, non c'è. Davide, grazie. Sono 7:30, ci ritroviamo ovviamente domani in Nostop News con i colleghi, domenica nell'Indignato e lunedì con noi in diretta. Buona giornata. Buona giornata e buona radio a tutti. 37 minuti dopo le 7 del mattino, buongiorno a tutti da RTL 102.5. Torno negli abiti non comodissimi, devo dire, del casalino di Galanto. Il casalino, portavoce di Massimo. Buongiorno Massimo. Buongiorno Massimo, che dal suo letto di dolore scrive. Cosa? Allora, io sono il suo casalino, il suo portavoce. Abbiamo i trend più interessanti delle ultime ore. Ci dica, ore. Noi siamo curiosissimi. Galanto, francamente, non ho un grande sforzo di fantasia, te lo dico, guardiamoci negli occhi. Li avevamo visti tutti questi. Comunque ti vogliamo bene lo stesso. Okay. Allora, il tweet di Amanda Knox, che ha creato un po' di bailam ieri, perché ha detto qualsiasi cosa potrà accadere in America non sarà peggio mai come il periodo di quello che ho vissuto in Italia. Sì. Okay. Poi una valanga, ovviamente, di social sui colori dell'Italia, gialla, arancione, rossa. Sì. E soprattutto, questa mi piace molto, la citazione del presidente del Consiglio Conte: il Natale senza veglione, che suona come una minaccia e neanche vaga. Mamma mia. Il Natale senza veglione, cioè già si è portato all'anno prossimo? Perché il veglione è. Diciamo il 24. Il 24, la vigilia. Facciamo così. Niente, esatto. Che bello, che belle notizie. Altro? Questo portarsi avanti. Questo portarsi avanti è desolante, perché nelle ultime settimane, dai vaccini al veglione di Capodanno di e a Natale, il Presidente del Consiglio si porta avanti per mettere le mani avanti. Allora. Questo è evidente. Speriamo, insomma, che queste nuove disposizioni possano veramente portare nel giro di 2 settimane, perché poi la cosa più importante è appunto le prossime 2 settimane, perché le zone rosse debbono in 2 settimane dare dei risultati, diciamo, positivi da questo punto di vista, perché se non ci fossero dei risultati positivi DPCM sarebbe si va avanti a stare rosse. Tra l'altro ricordiamo, il provvedimento è fino al 3 dicembre. Sì. 3 dicembre è a 22 giorni dal Natale, se proprio vogliamo avere quello come target, come obiettivo. E in queste 2 settimane, come correttamente ricordava Pierluigi, dobbiamo cercare tutti insieme di invertire la curva, ma non solo nelle regioni colorate di rosso, ma anche quelle arancioni. Sì, di non peggiorare le arancioni, che altrimenti diventerebbero ovvio. Rosse. Ma poi ci pensate come siamo nel giro di poche ore, no? Le regioni rosse, abbiamo sovvertito anche un luogo comune per eccellenza. Adesso la regione rossa è il Piemonte, la Lombardia, la Calabria e la Val d'Aosta. No, poi è curioso. Non è più la Toscana. Saperlo, adesso io lo dico con grande rispetto, però saperlo attraverso la televisione alle 20:20 di sera, dando un giorno solo di tempo per organizzarsi, francamente, insomma,
Che altro modo suggeriresti? Se non aspetta, come alle facciamo 18, a farlo sapere alle persone? 18 ancora non sapevamo sarebbero andate in vigore oggi o venerdì. E questo, è il problema più grave. E soprattutto si è parlato dei presidenti delle regioni che già sapevano, mentre invece abbiamo scoperto dai comunicati, almeno di alcuni di loro, che invece non erano stati, diciamo così, contattati in materia. Insomma. E poi, le cose stanno così. Ma poi guarda, pensa al ristoratore che già sta come sta e ieri non sapeva se oggi avrebbe potuto aprire per un ultimo giorno in Piemonte, Lombardia, Val d'Aosta e Calabria. E questo lo dico serenamente, è intollerabile, ma anche nelle arancioni, perché anche lì sono chiusi i ristoranti, bar, pub, eccetera, eccetera. E dateci una prospettiva. Perché se parliamo solo di emergenza e misure per tamponare l'emergenza, noi in lockdown ci restiamo con la testa. Orizzonte. E questo ieri devo dire è mancato. Sì. RTL 102.5 è in televisione al 36 del tuo telecomando, la tua radiovisione. 49 minuti dopo le 7 del mattino, due città collegate come ogni giorno, Roma e Milano. Buona giornata dalle Grenzi, Giuliani e Diaco. Allora, come sapete, l'appuntamento solitamente con il Post in Fabbrica è al mercoledì, ma ieri abbiamo seguito lo spoglio delle elezioni americane, quindi abbiamo spostato ad oggi l'appuntamento con il Post in Fabbrica, che vede protagonista Colin Pharma, che è una piccola media impresa innovativa del settore nutraceutico, integratori alimentari destinati alla salute della persona. È nata nel 2013 a Milano. Colin Pharma si caratterizza per l'attenzione soprattutto alla ricerca, allo sviluppo, alla sostenibilità e alla qualità del capitale umano. Ha 80 dipendenti e ne cerca subito 45. Noi abbiamo il piacere di ospitare negli studi di Milano la sua presidente, Rita Paola Petrelli. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno, grazie per averci raggiunti in studio questa mattina. Partiamo subito da questi numeri importanti, nel senso che lo sono anche rispetto a quelli che già avete. Sono un altro terzo nuovo, no? Sì. 80 e ne cercate 45. Sì, ne cerchiamo 45 sparsi in tutta Italia. Andranno a ricoprire i ruoli di informazione medica scientifica e anche di ricercatori, perché andranno ad amplificare il nostro team di ricerca e sviluppo. Bello, quindi non soltanto una figura estremamente importante nel vostro caso, vitale, quella dell'informatore, ma anche ricerca sui prodotti. Ci raccontava subito prima di andare in onda la presidente Petrelli che, per esempio, anche in questi mesi avete grandissime soddisfazioni da determinati prodotti nel settore della nutraceutica. Entriamo nello specifico di queste 45 figure. Quanti sono informatori? Quanti faranno ricerca? Poi ha detto tutta Italia. Specifichiamo dove? Sì, sparsi in tutta Italia, principalmente nelle regioni settentrionali, in Lombardia, Veneto e Friuli. Non ci dimentichiamo naturalmente delle regioni del sud con la Campania e la Calabria, e anche una quota parte in Lazio e anche nella Toscana. Tra l'altro, le origini, dov'è lei d'origine? Sì, le mie origini sono calabresi. Non era lombarda, sentiva. Senta, signora Petrelli, dal punto di vista proprio delle figure professionali, del know-how che devono avere, della preparazione e anche della fascia d'età, ci può chiarire meglio? Sì, noi cerchiamo giovani laureati nelle discipline scientifiche, anche senza esperienza o con una piccola esperienza in farmacia oppure come addetti al laboratorio. Questo perché parte con una spinta in più, una marcia in più, una conoscenza che poi si traduce in elementi importanti e utili per la professione. Chiaramente per la capacità di comunicare ai medici poi appunto i vostri prodotti. Assolutamente, è perché la base scientifica è il primo passo. Esattamente. Sui 45, quanti in ricerca, quanti informatori? All'incirca noi andiamo in 40 in informazione medica e 5 risorse nella ricerca e sviluppo. Okay. Quindi avete sentito, cominciamo a ricordare, lo facciamo sempre ma non basta mai, www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica o anche naturalmente direttamente il sito di Colin Pharma, trovate il classico. Una curiosità prima di andare avanti con le domande: prima, quando abbiamo cominciato, vedevamo nel nostro studio, non so se sia un collaboratore responsabile media, suo marito, non lo so, che la stava riprendendo con, ed era bello da raccontare, riprendeva con lo smartphone per poi produrre sui social come i contenuti. Vuole dire chi è? È mio marito. Lo sospettavamo, il marito. E anche un pezzo della società.
società. Penso la novata. Allora, cosa cerca, presidente, in questi giovani 45 candidati? Cosa vuole vedere nei loro occhi? Sì, noi cerchiamo la passione, la motivazione e la determinazione. Cerchiamo anche l'etica e la trasparenza. Cerchiamo quella loro capacità di potersi approcciare al medico con compassione e poter trasferire quelli che sono i valori fondamentali della nostra società e anche quanta ricerca ed evidenze scientifiche ci sono nei nostri prodotti, perché il plus in più dei prodotti dei nostri nutraceutici è perché sono supportati da evidenze scientifiche, quindi testimoniamo con carta alla mano quello che è la loro efficacia. Ecco, signora Petrelli, ma chi manderà un curriculum a www.unimpiego.it/il-posto-in-fabbrica e quindi magari avrà modo di relazionarsi con lei o con i responsabili delle risorse umane della Colin Pharma, farà un colloquio in remoto o dal vivo, viste le condizioni delle DPCM? Beh, certo, date le condizioni noi siamo già organizzati per effettuare i colloqui in remoto con le varie figure, con i vari step, i responsabili e quindi con le risorse umane. Certo. Le faccio una domanda, perché negli anni ho sentito molto spesso parlare di questa professione che è l'informatore scientifico declinato al femminile. Sembrerebbe un lavoro un po' duro per una donna. È impegnativo, ma io ritengo che sia altamente entusiasmante, perché ecco, perdonatemi, ma è quella marcia in più che forse una donna, ecco, anche con un carattere e la sua caparbietà e la tenacia riesce a inserire in questo settore, e quello fa un po' la differenza. Vale. Infatti, ecco, le quote rosa in azienda sono ampiamente tutelate. Del resto il presidente è qui e il marito la riprende. Mi sembra un bel modo fare anche le foto. No, adesso è un modo per ironizzare e scherzare su un tema che è di un'importanza cruciale. Lei ha citato le quote rosa, anzi glielo chiediamo. Parla con uno che ha sempre definito le quote rosa un male necessario, e c'è anche un giudizio quindi di merito. Lei che ne pensa? Io sono d'accordo e penso che all'interno della nostra società noi riusciamo a interagire in maniera perfetta, ecco, cerchiamo di farlo nel migliore dei modi in tutte le funzioni, perché ritengo che anche quelle alte? Anche le alte. A parte lei, lei presidente, quindi anche le altre riusciamo, ecco, cerchiamo di andare anche su, perché è un team, ecco, di eccellenza che condivide degli intenti, certo. Su entrambi i fronti, ecco, questo sono particolarmente simpatica la signora Petrelli, perché si capisce che è timida ma è tosta. Ah, sì, infatti il marito è lì sulla attenti, vedevo che con gli occhi faceva segno riprendi, sto scherzando. È l'impegno e la passione che ci mettiamo ogni giorno, certo. Quanti anni siete sposati? 22. Però lo guardava con delicatezza e romanticismo. Mi è piaciuta. Colin Pharma, ce lo stanno chiedendo via messaggio, quindi lo ripetiamo con la K. Evidentemente stanno cercando, no, su Google. Colin Pharma, e tra l'altro andate anche, immagino, in LinkedIn, il vostro profilo, troverete naturalmente tutto il necessario. E per quanto riguarda RTL 102.5, il nostro sito, potrete, come per tutti i nostri spazi e i nostri ospiti, riascoltare il presidente. Grazie. Senta, naturalmente, grazie. La teniamo per i donne. Signora Petrelli, noi ogni giorno sentiamo le opinioni di Don Antonio Mazzi, le sue riflessioni, le ascoltiamo insieme. Dai, Don Antonio, buona giornata, benvenuto. Ciao. A proposito di tenacia, un messaggio ai ragazzi: soprattutto quelli che giocano, alcune partite le vinci, altre partite le fai per imparare a vincere. La maggior parte, donna. Grande, non le perdi. Devi imparare a vincere. Presidente, cioè, d'accordo? Sono d'accordissimo. Assolutamente. Non si può. Capito? Sì, Don, ciao, grazie. Ciao. Un abbraccio a tutti. Dal sacro al profano, abbiamo deciso dopo Don Antonio Mazzi di suonare Donna Summer, che non è male, diciamo. Beh, come gancio. Ti dà la carica, no? Per quelle partite in cui stai imparando a vincere. Stai imparando a vincere. Esatto. Rita Paola Petrelli, grazie mille di essere stata con noi. Grazie a voi. Quasi alle notizie, è già pronto Max Viggiani. Che ne dite? Vogliamo aprire ancora una volta i telefoni? Che dite? Facciamo. Beh, direi che sì, dai, un paio
di telefonate le ascoltiamo, ovviamente sul nuovo DPCM allo 02 25 15 15. Cominciate a telefonare da ora. Vi aspettiamo qui, poi più tardi, lo abbiamo già anticipato, Daniela Collo che sarà nel live a condurre di X Factor. Naturalmente ricordate l'appuntamento qui su RTL 102.5. Vi aspettiamo. La terza ora di Non Stop News in questo giovedì 5 novembre, sono le 8 e 9 minuti. Buongiorno, una buona mattinata da Pierluigi Diaco, Fulvio Giuliani e Gisele Grenzi. Abbiamo un po' di auguri da fare, un po' di compleanni da festeggiare oggi. Incominciamo con Bryan Adams, che è arrivato ai suoi 61, Tilda Swinton 60, Art Garfunkel 79 e Raffaele Morelli 72. Un abbraccio. Auguri, grande Raffaele, grande Raffaele, grandissimo. Ciao Raffaele. Eccoci. Grandissimo. È San Guido. Auguri. Oh, auguri, auguri. Attenzione, Massimo Galanto comunica. Sì. Abbiamo uno dei suoi compleanni. Come li definisci, Pierluigi? Beh, insomma, il compleanno bimbo minchia. Ecco, è proprio quello lì. Purtroppo non si impegna il ragazzo, ma sapete, nel letto di dolore è un maschio. Vabbè. Kevin Jonas, che è uno dei Jonas Brothers, ricorderete, sì? Una boy band di grande, grandissimo successo. Il buon Kevin compie 33 anni, quindi non è più tanto boy. Beh, e ha 5 milioni di follower. Follower. Vabbè, 33, vabbè. Non ne ha 70, però. Vabbè. A parte che a 70 Cristo, puoi fare cose meravigliose. Appunto. Ecco, ne parlavamo la settimana scorsa, inizio settimana, anzi, vi ricordate, no? La polemica. Oh, l'aforisma lo volete? Eccolo qui. Dunque, imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello. Bellissimo. È tanto vero. Sì, si presta anche a questo momento in cui ognuno di noi, magari pur di resistere, deve indossare una maschera che appunto è quella della resistenza. E quindi andiamo in giro per l'Italia. Abbiamo riaperto i telefoni per ascoltare le opinioni dopo le comunicazioni del presidente Conte di ieri sera in diretta. Andiamo da Francesco a Firenze, che salutiamo. Ciao Francesco. Sì, buongiorno, salve, RTL anche mia. Ciao, e buongiorno. Poi anche ad Alessandria, dove c'è Antonio. Antonio, buona giornata a te, benvenuto. Buona giornata, RTL anche mia. Grazie ragazzi, partiamo da Francesco, hai telefonato, immaginiamo tu voglia condividere un tuo pensiero, siamo qui, vai. Assolutamente, guardi, io ho aperto un'azienda da piccolo piccolo, sono diventato anche abbastanza grande in 4 anni ed è una scuola di formazione professionale qui a Firenze. E formo cuochi, pasticceri, insomma tutto quanto, e noi come azienda effettivamente piccola, perché non ho più di 5 operai, comunque sia abbiamo speso tantissimo per renderla norma, eccetera eccetera, si parla di 30.000 euro circa, e anti-covid, sicché ventilazione, eccetera eccetera eccetera, e nonché tutti i dispositivi. Noi saremo chiusi da venerdì, va bene, un'altra volta, tutto quanto, però i nostri codici Ateco ancora non appaiono nemmeno su quello che può essere un piccolo fondo di sostentamento per l'azienda, e fatichiamo. Non per questo non ho speso tutto quello che ho guadagnato l'anno scorso per ampliarmi, cioè ho assunto più persone, ho fatto un pastificio artigianale, e-commerce, pagine web nuove. Insomma, hai investito, cioè, hai investito. È frustrante, però perdonami Francesco, prima di andare da Antonio, dato che stiamo parlando di attività professionale, lavorativa, e le attività professionali sono uno dei motivi per cui, per esempio, in Lombardia e Piemonte potremmo uscire di casa, per parlare molto molto facile, perché voi no? Qual è, scusami se te lo chiedo così. Perché siamo una scuola privata di formazione, che noi rientreremo in quelle, quindi, che sono le forze. Prevale in questo caso l'aspetto scolastico e quindi vi chiudono piuttosto, certo, che l'aspetto professionale e imprenditoriale. Certo, no, era per, certo, capire, per capire la ratio, certo, dietro questo. Grazie Francesco, in bocca al lupo, e sì, è semplicemente grazie questo. A voi. Resisti. Salve. Antonio. Allora, Antonio. Ciao ragazzi. Ciao Antonio. Allora, io del decreto non riesco a capire che differenza ci sia fra un primo superiore e un prima media. La prima media me la fai in presenza, il primo superiore no. Ieri il presidente Conte ha spiegato esatto, perché la prima media, non so se okay, hai ascoltato. L'ho ascoltato. Sì, sì. Perché il primo anno hanno, esatto, il primo rapporto con un'altra nuova scuola. Sì. Ma scusi, perché il primo superiore non è tanto uguale? Sono più piccoli in prima media, sono più piccini in prima ragazzi, superiore, è questa la razza. E questa ce n'è un'altra che non si può dire. No.
E la diciamo noi. In prima media c'è il problema di lasciarli soli a casa. E a 14 anni un po' meno. Capito? Io direi sì. Perché c'è anche questo, sì. Non facciamo finta che non ci sia. Chiaro, a 11 anni non li sono lasci più soli. Maturi. Il 14enne, esatto. Io mi trovo, esatto, con mio figlio che è un 14enne, più maturo. Lo sì, riconosco. Nel senso che per le famiglie è più complicato. Se io devo andare, se io e Giusy, papà e mamma, dobbiamo andare al lavoro, mio figlio della prima media, faccio più fatica a nostro figlio a lasciarlo a casa, sì, piuttosto che uno di 14 anni. È stata questa la è logica. Proprio questo il tema, sì. Grazie Antonio da Alessandria. Alla rabbia dei governatori della Sicilia e del Piemonte si è aggiunto adesso anche il governatore della regione Piemonte Cirio, che ha appena rilasciato una dichiarazione sui suoi social. È evidente che c'è qualcosa che non torna. Ieri il presidente Conte, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, ha detto che le disposizioni erano state condivise con i presidenti delle regioni, quanto il ministro della salute li avrebbe sentiti. Qua alle proteste di Musumeci e di Fontana si è aggiunto anche Cirio, presidente del Piemonte, quindi insomma qualcosa non torna veramente. Però lo ricordava correttamente anche Davide Giacalone un'ora fa, i dati, ricordiamo che gran parte dei dati devono essere analizzati su base regionale, se non ci sono responsabilità è regionale. RTL 102.5 è in televisione al 36 del tuo telecomando. La tua radiovisione. Questa sera X Factor secondo live in diretta anche qui su RTL 102.5. Gigio D'Ambrosio, Laura Ghislandi e Pecchia in studio, Matteo Campese e Paola Di Benedetto nel backstage. Ma rullo di tamburi soprattutto alla conduzione, signore e signori, Daniela Collu. Dani, buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao, ben svegliata. Buongiorno, ciao Daniela. Allora, lo diciamo dopo aver annunciato la sua positività al Covid-19 con un post su Instagram in cui raccontava di essere a casa, sotto controllo, isolato. Cattelan, il capitano di X Factor, non sarà sul palco. Sarai tu a sostituirlo. Immagino la grande emozione. Ci racconti come ti è arrivata la telefonata, la proposta? Mi è arrivata mentre ero in diretta in radio, quindi mi sento già di essere stata una buona speaker radiofonica, perché non mi sono messa a urlare in diretta, quindi già questo. Ma no, insomma, diciamo che abbiamo tutti pensato a quali potessero essere le ipotesi. Poi ti dico la verità, non credevo che sarebbe ricaduta su di me, ma sono molto 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 felice, perché comunque sono lì da tanto tempo, e il fatto che abbiano pensato a me, che abbiano fiducia in me per una prima serata, per il secondo live, per un'edizione così importante, così assurda, così surreale, mi riempie di gioia davvero. Lo sentiamo, cara Daniela, ti chiedo se rispetto a stasera ti senti comunque all'interno della tua zona di comfort, perché come dicevi di fatto sei lì da tanto, insomma è un ambiente che frequenti, con cui, cioè, sono persone con cui parli regolarmente, oppure c'è quel pezzettino in più che ti crea un po' di tensione, che non fa neanche tanto male, dicono? Ma io sono abbastanza tranquilla, perché quel palco lo conosco, i giudici li conosco molto bene, insomma il programma è, se vuoi, un programma anche abbastanza schematico, no? E soprattutto durante la gara bisogna essere asciutti e dritti e permettere ai cantanti e alle canzoni di avere il loro posto, quindi la conduzione, se vuoi, è più laterale. Ovviamente sono intimoritissima, perché Alessandro Cattelan è il conduttore più amato d'Italia, e quindi stasera io me ne vado lì e so che c'è una riva del fiume dove tutti sono seduti ad aspettare un cadavere che passi, che sapevo già che sarà il mio. No, sono felice, sono molto emozionata, un po' di tensione ovviamente c'è, perché non voglio mandare tutto in vacca, no? Voglio essere lucida e presente a me stessa, però sono contenta, un po' altro... a casa mia. Toccherà a te annunciare a inizio puntata chi sfiderà in un ballottaggio immediato Eda Marie della squadra degli Over, rimasta in stand by, se non sbaglio, al termine del primo live. Eh sì, perché durante tutta la settimana ha deciso lo streaming, quindi i ragazzi da casa attraverso le piattaforme digitali hanno decretato in qualche modo un preferito, ma anche un meno preferito, se vogliamo. È una classifica, GFK ci dà una classifica proprio certificata, perciò a inizio puntata sapremo chi durante il corso della settimana si è aggiudicato il secondo posto insieme ai Damari per il ballottaggio. Poi c'è da seguire anche perché X Factor è tanto backstage, è tanto umori, sensazioni ed emozioni dietro ciò che va in televisione, che raccontiamo naturalmente anche qui a RTL 102.5. Pertanto è importantissimo seguire quello che racconteremo via social stasera, anche la tua di emozione. Daniela, prima di lasciarti andare, due domande velocissime. Una, hai ricominciato? Io e lei ci capiamo. E la, ho ricominciatissimo. Molto bene. Ce l'ho spiegato. Dopo, Pigi. E poi, okay. Hai un rito o non te ne frega niente dei riti? Scaramantici. Mi do un
mi do una pacca sul sedere da sola e nel dubbio dico crepi, perché detesto quando ti fanno l'imbocca al lupo e la gente risponde grazie. Grazie da che? Lo detesto, mi viene il sangue al cervello e quindi io nel dubbio una pacca sul sedere da sola e poi mi dico nella testa un crepi. Daniela, sì. Sappi che siamo tutti con te stasera, sentici vicini, un abbraccio grazie. Fortissimo e buon lavoro e goditela, che è la cosa più importante. A presto, grazie, buona puntata, baci e in bocca al lupo. Crepi! Ancora buona giornata da Giuliani, Legrenzi e Diaco. Dalla corsa alla presidenza degli Stati Uniti d'America, Biden avanza alle nuove disposizioni del PCM che divide l'Italia in tre zone. Sui più stretti temi d'attualità abbiamo deciso di ascoltare l'opinione del direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, che ospita i nostri microfoni. Direttore, buona giornata e benvenuto. Sì, buongiorno a tutti. Direttore, partiamo dalle questioni di casa nostra, chiamiamole così. C'è confusione, ci sono proteste, c'è rabbia. Molti, anche stamattina abbiamo ascoltato io proprio i nostri ascoltatori che ci parlano spesso, molti anche un po', diciamo, disorientati. Ecco, questa è un po' la sensazione generale. A lei cosa arriva, direttore? Ma sì, esattamente le stesse cose. Naturalmente c'è un fatto molto importante che probabilmente ce la facciamo di meno a reggere un secondo lockdown. Il primo a marzo avevamo la speranza che durasse poco, avevamo il coraggio di affrontare qualcosa di nuovo, ora siamo affaticati, in condizioni economiche difficili e con la prospettiva di dover andare avanti così per tanto tempo. In secondo luogo mi sembra che ci sia uno scontro tra governo centrale e regioni che non si era mai visto finora. Di solito anche nelle divisioni si era collaborato, che poi è quello che serve. Ora invece siamo alla guerra totale, da quello che si vede dalle dichiarazioni dopo la conferenza stampa di Conte. Direttore Fontana, lei, prima di tornare ai fatti italiani, alla stretta attualità, a quello che accadrà da domani, affida oggi sulla prima del Corriere della Sera al professor Ernesto Galli della Loggia un fondo sull'America profonda. Quell'America, per quanto ce lo diciamo, vengono scritti libri, ne parliamo alla radio, eccetera, eccetera, noi continuiamo a non capirla da europei, no? Quella che sta tra le due coste, il corpaccione rosso, ossia repubblicano, che ci sfugge sempre. Ma com'è possibile? Ogni volta siamo qui a sorprenderci, magari poi alla fine vince Biden, ma Trump era dato come per travolto un mese fa, altro che travolto. Sì, non capiamo l'America profonda, non vogliamo capirla e continuiamo a sbagliare. Naturalmente questo è il frutto un po' di una visione diversa del mondo che noi europei abbiamo rispetto agli americani, che evidentemente, lo spiega anche Galli della Loggia, non ci fa stare in un altro, come se fossimo in un altro pianeta rispetto a tantissimi comportamenti. E poi c'è l'influenza della grandissima parte dei media americani, che hanno sempre avuto un orientamento antitrampiano, liberale, che sono quelli che poi a noi europei piacciono di più. La combinazione di questi due elementi ci porta a non capire, ci porta a non comprendere quanto profondo sia l'appartenenza di Trump a questo mondo. Anche se poi bisogna anche dire che battere un presidente in carica è sempre molto difficile, e che Biden, nonostante fosse un candidato un po' scolorito, forse riesce a fare questa impresa che nella storia delle elezioni americane è avvenuta pochissime volte. Insomma, in ogni caso, alla fine, se va così, Biden, Trump l'ha battuto. Senta, direttore, tornando invece al DPCM e allo scontro tra governo centrale e regioni, che lei definiva uno scontro mai visto, ed è proprio così, ma ieri sera nella conferenza stampa Conte ha detto che il ministro della Salute ovviamente aveva firmato queste ordinanze di comune accordo con i presidenti delle regioni. Qualcuno lo ha incalzato e ha detto: non c'è concertazione, non ci deve essere intesa, è sottoscritto, cioè è sottointeso questo. Ma mentre invece poi dopo qualche ora abbiamo avuto le reazioni molto rabbiose del presidente della regione Lombardia, di quello della regione Sicilia, e poco fa si è aggiunto via social il presidente della regione Piemonte. C'è qualcosa che non torna o mi sbaglio? Sì, c'è sicuramente qualcosa che non torna, perché
quello che dice Conte non sembra verificato, perché i governatori sostengono di non essere stati coinvolti nella decisione. Io credo, da quello che si capisce di Conte, che nelle decisioni siano stati coinvolti degli organismi tecnici della regione Lombardia, alcuni responsabili nel CTS lombardo, che in qualche modo le misure erano straannunciate, ma che siamo più a uno scontro politico che a una differenza e che a un problema di coinvolgimento. Questo penso, le regioni erano contrarie a questo provvedimento. C'è la questione numeri anche, che è abbastanza significativa. Molti stanno dicendo che i numeri non sono quelli attuali, quindi non sono reali, non fotografano la realtà. Sarebbe tanto diverso da un suo punto di vista? Io ho visto che si basano soprattutto sulla differenza delle R-T che nel calcolo che è stato fatto, anche se Conte ieri sera ha detto no, sono completamente aggiornati. Adesso io non capisco se era in un momento di confusione o era la realtà. L'R-T era valutato 2.1 per esempio per la Lombardia, ora sarebbe sceso a circa 1.6-1.7, quindi ci sarebbe una tendenza alla diminuzione. La valutazione che si fa è che in ogni caso si calcolano diversi fattori, non solo l'RGT, l'affollamento con gli ospedali, la preoccupazione per la tenuta del sistema sanitario. Io credo che non sarebbe stato molto diverso, almeno in questo momento. Il problema reale è che le regioni volevano un provvedimento unico per tutto il territorio nazionale deciso dal governo, e lì è stato il vero scontro. Da lì non ci siamo mai più risollevati da questo scontro. Nel ringraziare il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, pensavamo se l'avessero detto, che so, 10 anni fa, che lei avrebbe dovuto dirigere il più importante quotidiano d'Italia tra una elezione americana che non si è mai vista, una pandemia come non vedevamo da 100 anni, chissà come avrebbe reagito. Esatto, si deve solo... L'altro giorno c'era un servizio che diceva che poteva cadere un asteroide sulla Terra e fare danni. Ho detto no, per piacere, l'asteroide ci manca, no. Solo ci questo manca... Direttore, quello. No. Beh, guardate, mancano ancora un paio di mesi a fine anno. Attenzione. State buoni. Siamo buoni. Direttore, grazie di cuore a Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, e buon lavoro. A presto. RTL 102.5 è in televisione al 36 del tuo telecomando. La tua radiovisione. 52 minuti dopo le 8 del mattino, ancora buona giornata dalle Grenzi, Giuliani e Diaco. Allora, poco fa lo avete ascoltato anche dalle dichiarazioni, dalle riflessioni del direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, che ha detto che non c'è dubbio che noi osservatori europei ci ostiniamo a non capire l'America più profonda, forse anche perché contagiati dalla gran parte dei media che negli Stati Uniti sono apertamente schierati contro Trump. D'altronde i sondaggi avevano previsto un'ondata democratica che poi non si è rivelata, anche se Biden avanza. Gli ultimi aggiornamenti con Giovanni Perria dalla redazione. Giovanni. Buongiorno a voi. Allora, l'abbiamo detto anche nella sintesi di pochi istanti fa, Joe Biden, il democratico Joe Biden, è ormai a 264 grandi elettori, di fatto è a un passo da quei 270 che gli garantirebbe appunto l'elezione come nuovo presidente degli Stati Uniti. Gli ultimi stati che gli sono stati assegnati sono il Michigan e il Wisconsin. Ci sono ancora degli stati da assegnare, si parla del Nevada, la Georgia, il North Carolina e la Pennsylvania, di fatto però stati sui quali si sta per abbattere anche la battaglia legale del presidente in carica Donald Trump, che già ieri, subito dopo, quando ancora i seggi stavano chiudendo, di fatto parlava di una sua volontà di andare di fronte alla Corte Suprema per contestare, per bloccare il conteggio dei voti, per quei voti via posta che da mesi di fatto lui contesta. Dicevamo, sicuramente ci sarà una battaglia legale per quanto riguarda
riguarda la Georgia, il Michigan e la Pennsylvania. Proprio in Pennsylvania un gran numero di voti sono arrivati per posta, ma anche per il Wisconsin si è chiesto il riconteggio dei voti. Trump anche nella notte ha parlato chiaramente di brogli elettorali, ha avanzato dubbi anche sulla rimonta dello stesso Biden che si è registrata proprio negli stati di Michigan e Wisconsin. Peraltro dubbi che sono stati un po' spazzati via anche dagli osservatori dell'OSCE, che hanno parlato di fatto di irregolarità inesistenti, almeno per quanto è dato sapere sino a questo momento. Ieri peraltro Biden, dopo un primo intervento a conteggi ancora in corso, ha tenuto un suo discorso, un discorso in cui ha avuto toni sicuramente molto più presidenziali rispetto al primo discorso della prima mattinata italiana. Sentiamo. È stata una lunga e difficile campagna elettorale, ma sono stati più difficili i momenti che ha vissuto il nostro paese. Per fare progressi dobbiamo smettere di vedere i nostri avversari come nemici. Non siamo nemici. Lavorare tutti insieme ci renderà più forti e niente potrà dividerci. Quindi lasciatemi essere chiaro. Ho condotto questa campagna come democratico, ma governerò come un presidente americano. As an American president. Ha detto benissimo Giovanni Perria, toni cambiati rispetto, adesso sono passate 24 ore, tante cose sono accadute. Prima di salutare Giovanni Perria, appuntamento al giornale orario fra pochi minuti delle 9, hai detto benissimo, Wisconsin e Michigan che ieri hanno fatto cambiare decisamente umore la giornata di Biden, hai riportato quota 264, in realtà Corriere della Sera, CNN danno 253, perché l'Arizona non viene considerata ma la possiamo dare democratica. Resta il Nevada, è lì che si torna, ne parlavamo anche con Giacalone. I sei del Nevada sarebbero i sei che mancano a raggiungere quota 270. E così confermi. Esattamente. Questo è il calcolo. Tra l'altro sull'Arizona pare che ci sia stato anche un tentativo di Trump di intervenire sulla Fox, sulla televisione Fox, che peraltro è sempre stata repubblicana, perché era stata già assegnata appunto ai però democratici. Sembrerebbe democratico. Ci sono molti voti però ancora da contare. Sì, ma in Nevada sono andati a letto, abbiamo detto. A Nevada sono andati a letto e secondo Giacalone sono andati a giocare al casino di Las Vegas. Fate voi. È vero. C'è un dato interessante, se posso permettermi, le borse. Ieri Wall Street ha chiuso in forte rialzo, questo è segno che evidentemente anche gli investitori credono nella stabilità e quindi probabilmente che si sta andando verso un presidente. Certo. Grazie a Giovanni Perria. Si chiude questa puntata e anche questa settimana insieme con Le Grenzi, Giuliani e Diaco. Ritroverete Fulvio domenica con l'Indignato Speciale, domani l'appuntamento è con i nostri colleghi e quindi è tutto, cara Giulia. Assolutamente, noi torniamo lunedì, quindi i saluti vanno anche a Richiede Starco più ingegno questa mattina in regia a Milano. E come sempre godetevi la famiglia, Emanuele Carocci da Roma è qui, la bellezza naturalmente di Sara e Jennifer. Viva ciao. L'Italia! Ciao! A cura della redazione giornalistica di RTL 102.5, direttore responsabile Luigi Tornari.